Polpette di patate al forno gustose e saporite. Le polpette di patate al forno sono un secondo piatto vegetariano ricco di gusto e di sapore, adatto a una cena invernale. Preparate con patate, pan grattato, uova e formaggio, sono facili da cuocere al forno e perfette per tutti. Si tratta di una ricetta facile e veloce da preparare, ottima da gustare anche a temperatura ambiente e da conservare ben coperta in frigorifero. Per preparare le polpette di patate al forno, iniziate lavando e sbucciando le patate. Poi fatele bollire in acqua leggermente salata per circa 20 minuti. Una volta cotte, schiacciatele con una forchetta e mettetele in una ciotola capiente, unendovi la mollica di pane grattugiato, le uova, il parmigiano grattugiato, una presa di sale e una macinata di pepe. Amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Formate con le mani delle polpette della grandezza di una noce e disponetele in una teglia da forno rivestita con carta da forno. Coprite tutte le polpette con una spolverata di pan grattato, una macinata di pepe e un filo d'olio extravergine di oliva. Infornate le polpette di patate al forno a 180 gradi centigradi per circa 20 a 25 minuti. Quando le polpette di patate al forno saranno cotte, sfornatele e servitele calde o tiepide, magari accompagnandole con un contorno di verdure fresche o cotte.